lontano la storia del nostro santo. Sarà brevissimo, che sono questi fatti, dunque sarà brevissimo. Bene, non racconterò proprio la storia del santo perché non sarei veloce, quindi mi pare il caso. Però, ecco, avere oggi qui con noi Sant'Alberto è da una parte un segno e dall'altra parte un richiamo. È un segno perché una delle caratteristiche di Sant'Alberto, quello che ci raccontano i biografi, gli storici del tempo, è che aveva una particolarità: quando parlava, quando predicava, si illuminava il volto. Vedete questa immagine reliquiale che abbiamo qua? Una caratteristica è quella che è luminosa, splendente. C'è una luce. Abbiamo appena pregato contro ogni guerra e il mondo oggi è pieno di tenebre, pieno di guerre, di sofferenze, di paure, di tensioni, di crisi. Allora oggi Sant'Alberto che cammina nelle strade della nostra città, anche qui a Trapani viviamo le difficoltà delle guerre più piccole, ma ci sono, è un segno di luce, è una speranza, è un dire in modo tutti insieme che dopo la croce, dopo la sofferenza, c'è sempre una risurrezione, che la sofferenza, la guerra, la malattia non sono l'ultima parola della nostra vita. Lui che è stato un taumaturgo, un uomo che dove c'era un bisogno arrivava con una parola, con un gesto e anche per intercessione, per la forza di Dio, anche con una guarigione fisica. Ed è anche un richiamo, dicevamo. Un richiamo perché? Perché Sant'Alberto ha capito una cosa importante nella sua vita. Prima di tutto occorre cominciare ad avere un buon rapporto con Dio. Essere graditi a Dio significa proprio svuotare un po' se stessi, dei propri bisogni, delle proprie passioni, dei propri desideri, tutti buoni. Ma prima viene qualcos'altro. Allora imparare ogni giorno a dire sì a Dio, ad accogliere la storia che Dio vuole costruire con noi. Alberto fu colui che ogni giorno ha saputo dire di nuovo sì, nella preghiera, ascoltando la voce di Dio, nel rapporto intimo con Lui, ha scoperto la ricchezza e la bellezza, Dio che viene, la gloria di venire Dio nel progetto suo. Così è diventato un grande santo, così è oggi nostro patrono, così oggi noi possiamo ricordarlo. E così oggi noi vogliamo imitarlo nella vita di tutti i giorni. Sia lodato Gesù Cristo. Adesso con il nostro sindaco, a nome della città, consegna le chiavi al nostro santo patrono. Allora la consegna delle chiavi è sempre stato un gesto simbolico, un atto simbolico che il sindaco di una città ha messo a disposizione dell'ospite, di ospiti di riguardo. Questa sera per noi Sant'Alberto non è un ospite perché noi siamo a casa sua, quindi il gesto simbolico sta a significare che noi diamo la nostra città a Sant'Alberto. Quindi diamo tutta la cittadinanza a Sant'Alberto, quindi è un atto di devozione che la città compie nei confronti del santo patrono della città. Questo sta a significare la consegna delle chiavi. Quindi una preghiera che si rivolge al santo patrono, quella di aiutarci. Noi ti diamo la nostra fiducia, tu aiutaci a risolvere tanti dei nostri problemi. Però, aggiungo io, aiutiamoci anche noi a risolvere i problemi, quindi confidiamo nel santo patrono, ma anche noi facciamo quel piccolo sforzo, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, che ci consente di superare i momenti difficili della nostra vita. Quindi la devozione della cittadinanza adesso si manifesterà con la consegna delle chiavi al santo. Viva Sant'Alberto! Viva Sant'Alberto! Viva Sant'Alberto! Adesso c'è il santo perché dentro c'è la reliquia del nostro santo. Non
Vicenza. Bene. Come l'ha attaccato? Adesso ci incamminiamo verso la cattedrale e il nostro santo rimane in cattedrale fino a sabato prossimo, 9 agosto, alle 19, farà il viaggio di rientro al santuario. Domani, in cattedrale alle 11:30, si farà tutto quello che si è fatto stamattina al santuario, dunque benedizione dell'acqua, e poi prenderemo il cotone dal cranio del santo per distribuirlo ai malati, come si è fatto oggi al santuario. Domani alle 18 facciamo la medicina, alle 19:30 c'è la messa del vescovo con tutti i parroci della città, e poi